Politica News Liguria 2021, la nuova rubrica quotidiana dedicata alla politica di Primo Canale per aggiornarci su tutti i temi anche in vista delle elezioni del prossimo autunno e del prossimo anno in molti comuni della Liguria. Partiamo con una notizia che riguarda il Partito Democratico, perché sono giorni di congresso per il PD genovese, per il PD provinciale che il 18 luglio sceglierà il nuovo segretario provinciale. Andiamo subito a vedere qual è la situazione parziale nella corsa alla segreteria del PD genovese tra i due candidati Simone D'Angelo e Federico Romeo. Eccoli, è una situazione di perfetta parità con 40 delegati eletti fino a questo momento nei circoli dove si è già andati a votare, e appunto una situazione di assoluta estrema parità. Romeo è sostenuto da Area Dem, da Pludem e anche dai riformisti, mentre D'Angelo è sostenuto dagli orlandiani. Si è già votato in diversi circoli, ma si andrà avanti ancora nei prossimi giorni e prosegue questo testa a testa che continueremo a seguire. Vedremo chi sarà il segretario, anche perché avrà il compito poi di guidare il PD e la coalizione nella scelta del candidato sindaco di Genova del prossimo anno. E adesso invece parliamo di un altro tema, che è quello legato al gradimento degli amministratori in Italia, ma anche quelli liguri. C'è stata oggi la pubblicazione della graduatoria del Sole 24 Ore, che come ogni anno mette in evidenza qual è il consenso che viene raggiunto. E allora andiamo a vedere il servizio per capire come è andata e poi avremo un ospite. Allora, il servizio non è ancora pronto. Allora salutiamo Pierluigi Peracchini, che è collegato con noi e che è uno dei sindaci che svettano in questa particolare graduatoria. Buongiorno al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Buongiorno a tutti voi. Allora, sindaco, al quinto posto il sindaco della Spezia per gradimento. Si aspettava questo riconoscimento intanto? Beh, l'anno scorso ero stato collocato al settimo posto. È chiaro che l'impegno è stato ancora maggiore in questo anno, e speravo di confermare quantomeno il risultato. Non è facile dopo 4 anni avere lo stesso gradimento del risultato elettorale, perché abbiamo vissuto veramente in maniera difficile questi anni, ma l'impegno però è stato quotidiano e mi fa piacere che i miei concittadini hanno apprezzato e condiviso che ce la stiamo mettendo tutta per rilanciare la nostra città, per farla diventare una delle città più belle d'Italia, che offre tante opportunità come effettivamente le sta offrendo. Quindi un lavoro di squadra che premia veramente tutti. Ecco, allora andiamo a vedere il servizio anche per vedere come è andata agli altri sindaci della Liguria, al governatore Giovanni Toti. Ecco. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si conferma tra i presidenti di regione più apprezzati. Con il 56% di gradimento è quinto. Al primo posto Luca Zaia, presidente del Veneto. A seguire Stefano Bonaccini, Emilia Romagna, Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia e Vincenzo De Luca, Campania. La classifica è stata pubblicata come ogni anno dal Sole 24 Ore, che l'ha commissionata alla società Noto Sondaggi. Analoga graduatoria è stata realizzata per analizzare il consenso dei sindaci e anche in questo caso ci sono conferme e sorprese. Al primo posto il primo cittadino di Bari, De Caro, seguito da quelli di Venezia, Brugnaro, che peraltro ha recentemente dato vita insieme a Toti al soggetto politico Coraggio Italia, poi Gori, Bergamo, insieme a Fioravanti di Ascoli Piceno. Al quinto posto in ascesa il primo sindaco ligure è lo spezzino Pierluigi Peracchini, che supera il 60% del gradimento. Marco Bucci, sindaco di Genova, è 17°. A metà classifica la sindaca di Savona, Ilaria Capriolio, in scadenza di mandato, che non sarà riconfermata, mentre agli ultimi posti, in forte calo di consenso, c'è Claudio Scaiola, primo cittadino di Imperia. Allora, Peracchini, come si fa a essere il sindaco più gradito? Della Liguria, almeno. Si lavora 20 ore al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e si deve fare squadra. Noi abbiamo una giunta, abbiamo dei consiglieri, abbiamo un clima di persone che sul territorio lavorano insieme a noi, per noi, ma per la città. E quindi questo è il messaggio vero, una fatica quotidiana che però dà soddisfazione, soprattutto in prospettiva. Insomma, dopo 4 anni cominciamo a vedere le opere che
che abbiamo programmato un salto di qualità della città anche per quanto riguarda la bellezza, la cultura, le opportunità. E quindi è un Ecco, a lavoro proposito del costante. gioco di squadra per Acchini, c'è però qualche tensione, non mancano i problemi dal punto di vista politico, no? Perché se il gradimento dei cittadini risulta esserci da queste graduatorie, poi ci sono un po' di fibrillazioni tra i partiti del centrodestra e la Spezia. Come vanno le cose, in particolare con Forza Italia, che sembra non essere d'accordo su una sua riconferma e che continua, insomma, a mettersi di traverso dopo le tensioni dei mesi scorsi, l'uscita dalla maggioranza? Sinceramente la maggioranza che si è presentata alle elezioni, con la quale ho vinto le elezioni, è coesa. C'è un commissario che non ha partecipato alle elezioni, che improvvisamente è stato nominato tale, che manifesta un'antipatia personale. Non posso farci nulla, sinceramente non ci perdo neanche tempo dietro a queste cose. Poi c'è una posizione di Liguria Popolare personale, perché mi hanno chiesto un assessore. Se avessi fatto assessore l'attuale sottosegretario, sicuramente era in maggioranza tranquillo e sereno. Purtroppo le scelte di valutazione necessitavano di tempo e non c'è stata la possibilità di chiudere un accordo di quel tipo. Ma ripeto, sono aspetti personali che nella politica ci sono. Io sinceramente non ci faccio caso, perché ho un rapporto diretto con i miei cittadini, con i partiti che mi sostengono, con le liste civiche che mi sostengono. Perché ricordo che la mia maggioranza è una maggioranza allargata e che sono tutte persone che lavorano per il bene comune. Poi abbiamo sempre votato tutto insieme e quindi, ripeto, non vedo alcun Non è tipo di problema. preoccupato più di tanto, però lei si vorrà ricandidare, insomma, l'ha già fatto capire, e però ci sarà da ricomporre, ci sarà, quale sarà la strategia per ricomporre questa situazione con Forza Italia, Liguria Popolare, Ma noi siamo punta sui aperti a. rapporti con i leader regionali? Ma noi siamo aperti a tutto, la coalizione, ripeto, è compatta, Fratelli d'Italia, la Lega, cambiamo o Coraggio adesso, Italia. esatto, vediamo adesso poi con quale nome si presenteranno, la mia lista civica, altre liste civiche che mi hanno appoggiato sono con noi, siamo aperti ad accordi chiaramente con chi erano con noi, tipo Liguria Popolare e Forza Italia, io do per scontato che. Avendo i due consiglieri eletti, di cui uno è diventato assessore con noi, quindi non, i cittadini ci hanno confermato lo stesso gradimento di 4 anni fa, e questo testimonia la serietà del lavoro. Quindi ripeto, chi vuol parlare di problemi, di politica per il bene dei cittadini e della città, noi siamo aperti a fare gli accordi. Se invece ci sono dei personalismi che bisogna seguire, sinceramente non abbiamo tempo da buttare via. E questo chiaramente per il bene della città, Certo. per il bene dei cittadini, perché i problemi sono tanti e bisogna dimostrare di essere coesi, di crederci e di volere il bene della città. Grazie per Acchini, buon lavoro e complimenti per il risultato ottenuto nella graduatoria pubblicata dal Sole 24 Grazie a voi, buona giornata. Ore. E adesso andiamo a seguire una vicenda che riguarda invece il sindaco meno popolare secondo questa graduatoria, il sindaco di Imperia, Scajola, che nei giorni scorsi è stato protagonista di uno scontro con i carabinieri che hanno fatto irruzione nell'aula del Consiglio Comunale per chiedere di indossare la mascherina durante l'assemblea, il sindaco che li ha cacciati via. Rivediamo quello che è successo e poi lo aggiorniamo con le ultime notizie. La mascherina, noi chiediamo Voi solo la non mascherina. no, non è un problema vostro. Qui non Come non è un potete problema entrare, nostro? ma state scherzando. No, Qui non stiamo potete scherzando. entrare in una sede pubblica, politica, voi non Per potete carità, entrare e interrompere una riunione. signor È Sindaco, chiaro? noi non stiamo intervenendo per quanto riguarda una questione politica, solo di Lei non può sicurezza. entrare in una sala consiliare, via, fuori. Signor Sindaco, lei Uscite da questa non mi sala, tratti io così. vi ordino di uscire da questa sala. Signor Sindaco, non funziona così, eh. Io vi ordino di Va uscire bene, da questa sala. Chiaro? E allora, questa è l'incredibile vicenda di qualche giorno fa, con alcuni epiloghi. La procura che si occuperà di questo caso, è stato
annunciato nelle scorse ore, ma ci sono ulteriori sviluppi che arrivano anche dal consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle che ha sollevato il caso e che ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Comunale di Imperia. Sapevate che avevo chiesto l'intervento dei carabinieri per il mancato utilizzo delle mascherine, ha detto Marianella Ponte del Movimento 5 Stelle, appunto, ha scritto una lettera dove accusa soprattutto il presidente del Consiglio Comunale, avrebbe benissimo potuto e dovuto gestire e sospendere la seduta di sua iniziativa, avrebbe dovuto interloquire con i carabinieri, continuate pure lei e la maggioranza allargata a stare agli ordini del signor Claudio Scajola, che le piaccia o no, il re è nudo, ha scritto ancora Marianella Ponte. Il comportamento inaudito di Claudio Scajola ha avuto dentro e fuori la sala del Consiglio nei confronti dei carabinieri. Ai carabinieri va tutta la mia solidarietà. Questo è quello che ha detto Marianella Ponte in una lettera al Presidente del Consiglio Comunale in questa incredibile vicenda. Io vi ringrazio, si conclude qui questa prima puntata dedicata alla politica, puntata quotidiana, naturalmente resta l'appuntamento di ogni lunedì sera alle 21 con Liguria 2021. Grazie e arrivederci.